Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo con un canto il Santo Spirito. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Come discepoli diretti a Emmaus, o Gesù, ti apriamo il nostro cuore e poniamo dinanzi a te il terribile spettacolo degli incendi che stanno devastando l'Europa meridionale e in particolare il nostro paese, l'Italia. Poniamo dinanzi a te il nostro ambiente e anche le persone che sono responsabili di questi incendi. Ti confidiamo inoltre, o Gesù, le nostre più intime e personali preoccupazioni nel silenzio del nostro cuore. Secondo l'esempio che tu desti sulla strada ai due discepoli diretti a Emmaus, o Gesù, leggiamo e meditiamo anche noi la tua parola di oggi, venerdì 6 agosto 2021. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro, e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pietro, Giacomo e Giovanni, questi tre discepoli di Gesù, che diventeranno apostoli, hanno il privilegio di assistere, cosa che non era successa ancora a nessun uomo, alla trasfigurazione di Gesù, e cioè allo spettacolo, alla visione di che cosa significhi avere un corpo trasfigurato, quello cui siamo destinati alla fine dei tempi, dopo il giudizio universale. Questo spettacolo, questa visione, però, andava oltre la possibilità di comprensione di questi tre uomini, Pietro, Giacomo e Giovanni, tant'è vero che, come abbiamo letto, quando essi discendono dal monte Tabor e ritornano alle loro attività quotidiane, si chiedono cosa significasse risorgere dai morti, perché questa
visione di questa trasformazione di Gesù era avvenuta con Gesù ancora in carne e ossa, non c'era stata la sua morte. Tuttavia, questo spettacolo di Gesù col suo corpo trasfigurato e con la presenza di Mosè e di Elia, presumibilmente anch'essi con un corpo trasfigurato o comunque in una condizione diversa da quella della natura umana, fa presagire, pregustare a questi tre apostoli quella che deve essere la beatitudine dell'aldilà. Almeno una porzione di questa beatitudine. E succede a Pietro, Giacomo e Giovanni quello che talora, anzi abbastanza spesso, accade nelle comunità cristiane: la tendenza alla chiusura, al creare il club delle persone elette che stanno bene in quella circostanza. Infatti, cosa dice Pietro a Gesù? È bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Rimaniamo qui e non ci spostiamo più. Chi se ne frega di tutto il resto. E invece interviene Dio, dice: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Quindi c'è una missione da portare avanti. Bisogna ascoltare Gesù e mettere in atto le sue parole. E dopo queste parole di Dio che presenta il figlio suo prediletto e chiede di ascoltarlo, scompare tutto. Gesù ritorna col corpo di prima e si ritorna alle circostanze iniziali, quelle precedenti alla trasfigurazione stessa. E Gesù, mentre scendono dal monte, ordina di non raccontare niente a nessuno, come sempre egli fa, perché far conoscere questo episodio mentre egli ancora non era andato sulla croce, non era risorto, avrebbe significato corroborare, rafforzare il mito di quest'uomo, di questo guaritore, come d'altro canto ce n'erano tanti all'epoca, quindi corroborare, rafforzare la figura di questo guaritore straordinario, ma offuscando il messaggio del Vangelo. Il messaggio cioè della conversione dai peccati e dell'accettazione dell'amore totale verso Dio e verso il prossimo. Quindi questo Vangelo è un Vangelo di speranza, perché ci parla di trasfigurazione, ci prefigura l'aldilà ed è testimoniato da questi tre apostoli che poi trovarono la morte col martirio per testimoniare la loro fede in Cristo e tutto ciò che avevano vissuto insieme a Cristo. Bene, è quindi un Vangelo di speranza, ma è anche un Vangelo che richiama la nostra responsabilità. Quando noi gustiamo l'amore di Dio, dobbiamo stare attenti a non farci la piccola comunità nella quale stiamo bene che diventa una comunità chiusa. Dio ci fa vivere momenti di estasi contemplativa, momenti di grandissima gioia, ma ci chiede in questa vigna, nella terra, di lavorare. Possiamo dire che in qualche modo questi momenti di estasi e di felicità sono come quando prendiamo la macchina, la portiamo alla pompa di benzina e la ricarichiamo di carburante. Signore Gesù, rendici felici di stare al tuo seguito. Contempliamo te, o Signore Gesù, e le tue opere. Lo possiamo ringraziare per qualsiasi cosa desideriamo. Preghiamo con le parole che tu, o Gesù, ci hai insegnate. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li mettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Gesù,
Grati a te, perché ci hai detto che sei con noi ogni giorno, sino alla fine dei tempi, ti chiediamo di farci capaci di annunciare a tutte le persone che incontriamo nella nostra vita la buona notizia della tua venuta. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.